Apriamo le nostre mani, il nostro cuore. Diciamo, Signore, come Maria. Eccomi, Signore. Sei fatto di me secondo la tua parola. Eccomi, Signore. Apri a te il mio cuore. Gesù, grazie perché ci inviti dicendo venite a me tutti voi stanchi e oppressi, io vi ristorerò. Gesù, grazie perché tu hai detto non hanno bisogno i sani nel medico, ma i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Gesù, donaci tua pace. Accresci la nostra fede, la nostra fiducia in te. E con tutto il cuore crediamo a te. Gesù, accresci la nostra fede per credere che Dio mi ama, che Dio mi perdona. Cresci la mia fede. E a Dio nulla è impossibile. Accresci la fede e la speranza in me. Che scompare ogni paura per non essere preoccupato angosciamente. Finché la fede e la speranza in me siano più forti. Gesù, credo. Gesù, confido in te. Madre Maria ci invita, pregate per guarigione del vostro cuore, per guardare Dio e l'uomo con il cuore. Gesù, guarisci i nostri cuori. I cuori sono feriti, feriti dal peccato. Sono feriti dall'ingiustizia, da diverse offese. Gesù, guarisci i nostri cuori. Gesù, dammi amore.
mio amore verso la persona che mi ha fatto del male. Sono una persona che non sopporto, che non amo. Dammi amore verso la persona al quale non posso perdonare. Dammi amore. Amore, guarisca mio cuore. Gesù, dammi amore. Gesù, ci sono tante cose nelle quali sono legato, sono schiavo di esse, schiavo di queste cose. Non mi servono tutte queste cose per la vita, ma io sono schiavo. Signore, ti prego per tutte le persone che sono imprigionate dalla droga, giochi d'azzardo, dall'alcol. Per le persone che hanno perso la pace a causa della loro dipendenza. Signore, ti prego, liberaci. Libera i nostri cuori. Gesù, tu ci inviti di accettare la nostra croce. Gesù, dacci questa grazia. Gesù, dammi quella grazia di poter accettare me stesso. Accettare la persona, le persone con cui io vivo. Gesù, dammi la grazia di poter accettare tutto quello che c'era nella mia vita, la malattia, handicap, le cadute. Gesù, sì, per tutto. Signore, nelle tue mani mettiamo persone malate al corpo e all'anima. Dona allora tua pace, la salute del corpo e dell'anima. Il Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa sera finiamo con traduzione simultanea.